Milanista, BB5, vi abbiamo umiliati. Non avete toccato palla, se non sul 3-1, sul 2-1, quello che è. E umiliati, massacrati 5-1 e voi quali guardi 6-0. Avete fatto ridere, non avete toccato una mezza boccia. Joe, senta beh, Turam è più forte di tutti i tuoi attacchi, ha fatto un gol Turam, ragazzi. La Cileteca, Frattesi entra, si inserisce sedia. Questo è un Inter stellare. Questo è un Inter che può puntare allo scudetto. 5-1 derby, sai cosa vuol dire? Che questi qua muoiono, questi scompaiono da un po'. Un 5-1 alla quarta giornata in un derby, un'umiliazione storica. Altro che 6-0. 6-0 conta più ormai. E 5-1 è molto più umiliante. Perché vi davano tutti per favoriti. I 50 di Milan c'è la panchina, l'Inter no, il Milan di quelli. Cioè, umiliazione. Io guardo soprattutto Peluccia da Rossonera e vi massacriamo cartonati. Ti è in culo. In culo, quanto godo, mamma mia. Mkhitaryan poi. Emozionante Mkhitaryan, doppietta. Una per tutti, in difesa, in attacco. Ha recuperato su quanti palloni Calhanoglu. Da dischetti infallibile. Ciala, lo sai perché tu non sembravi mai avevi tornato solo da lo sai. C'era sempre una via, ci abbiamo fatto una partita meravigliosa, tutto il campo, Dumfries, che non ha fatto capire nulla a Theo Hernandez, che lo Augusto anche entrato, ha fatto una bellissima partita quando è entrato, Frattesi, Calhanoglu, tutti, Aslani anche che. C'è personalità, ragazzo, deve giocare. Ah, come dire, mi dondo, svrag. Ma Pulisic, Leao, che ha segnato, vabbè, Giroud, non si è girato, Giroud, contro una Cembia al 30% per i fortuni. Umiliati, nascondetevi. Siamo un altro Covid, secondo me, dovete nascondervi. Quinto, ne vi perso di fila. Se ne forza Inter, ciao.